Anna Bica, dirigente scolastico dell'Istituto Rettore Evola di Balestrate. Oggi una giornata importante, ricca di riconoscimenti e di orgoglio per questa scuola. Cosa si ricorda oggi e perché? E oggi noi, come ogni anno, festeggiamo la borsa di studio in memoria, proprio oggi in memoria dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe Bommarito, il quale è stato trucidato assieme al capitano D'Aleo, e l'appuntato Morice, Pietro Morice di Valderice, a Palermo in via Trobar, se non ricordo male. Ecco perché l'appuntato era un cittadino di Balestrate, quindi un cittadino comune che è molto umile, molto, una persona libera che faceva, da quello che dalle notizie apprese, il muratore, il giovane manovale. Però ha deciso di indossare la divisa, e la divisa presso l'arma dei carabinieri. E con grande orgoglio questo appuntato ha cercato di essere sempre quotidianamente al servizio dello Stato. Ecco, quando sono delle scelte nella vita. E quando si fa questa scelta per servire lo Stato, per essere a disposizione della comunità, per tutelare l'ambiente, il territorio stesso, i cittadini, cioè sono delle persone che hanno veramente, lo fanno come missione. E secondo me, io non l'ho conosciuto, ma da quello che mi è stato descritto sia dai balestratesi, dai cittadini balestrati, che degli studi, dalla lettura, lui lo faceva veramente con passione e con amore questo lavoro. Oggi giornata di riconoscimenti, dopo la borsa di studio Chiara Valenti, un'altra borsa di studio dell'importo di 750 euro distribuita a 6 ragazzi. Questo fa della scuola non soltanto un centro di studio ed esami, ma anche di maturità e responsabilità. Certo, sì. Noi, appunto, la cifra è 750 euro, quella donata dal comune, però vogliamo premiare, oltre al merito, anche quei ragazzi, quei bambini, perché è rivolta ai bambini delle classi quinte, cioè che si distinguono un pochino per, infatti proprio nel regolamento sono stati inseriti dei criteri, la generosità, la solidarietà, il rispetto per i più deboli. Ecco, cioè, vogliamo inculcare come dovere della scuola quello che è la responsabilità civile. Francesca Bommarito è la sorella dell'appuntato Giuseppe Bommarito. Oggi ricorre il 39° anniversario dalla morte di suo fratello. Che ricordo ha di lui? Beh, il ricordo che ho voluto avere negli anni, mi è riuscito, è quel senso di protezione che lui aveva sempre nei miei riguardi, per esempio frequentando proprio la scuola elementare nello stesso plesso. Io ero al secondo piano, lui era al piano terra. È una cosa molto buffa, ma la voglio ricordare, perché si faceva allora la vaccinazione antivaiolosa. Allora lui mi aveva detto: ti raccomando, appena ti fanno la vaccinazione sputaci sopra, perché almeno non prende e non ti verrà la febbre. Io ho seguito il suo consiglio. Quella volta non ha attecchito la vaccinazione, ma l'anno dopo avevo già dimenticato, e quindi allora poi lui mi aveva rimproverato: ma tu non ti sei più ricordata. Adesso sorrido, perché è proprio un'innocenza.